Tranquilli ragazzi, ci salveremo tutti, meno che lui. Kelvin, Kelvin, sta anche sgocciolando sangue. Troppo realistico sto gioco. Tutto, sgnacca giù tutto, gnammete, senza neanche il latte. Muorici, muorici piccola bestiola, vieni qua. Mi sono popo una cifra confuso merda. C'ho i vuoti di memoria, ricordo che potevo stare sopra la... Caboia, che bello. Ho trovato un cimitero. E vai di pesci, perfetto. Alla caverna. Porca sto gabbiano aveva due teste. Ma è pieno tempo di roba qua dietro. Nastro adesivo, c'era un tesoretto nascosto. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Salve signorina, che piacere rivederla. Salve a tutti, io sono The Long Gamer e siccome ho delle idee di merda, benvenuti su Sons of the Forest 2024 Edition. Signori, lo so, abbiamo portato questo gioco nel febbraio del 2023, ma era ancora in accesso anticipato. All'inizio di quest'anno mi pare che sia uscita effettivamente la versione finale, che cambia un po' di elementi, aggiunge un po' più di parti alla trama, conclude effettivamente la storia di Sons of the Forest, aggiungendo nuove scene, nuovi elementi, ha sistemato la maggior parte dei problemi esistenti. Poi, come fai a non voler ritornare all'interno di un videogioco che ti accoglie direttamente nel menu con un sacco di braccine che, oh mio Dio, da quello che ho capito ci sono anche nuovi mostri? Perché mai una stracocchio di gioia? Ah, iniziamo una nuova avventura, figlioli. È un po' che non ci facciamo un survival, vediamo un po' cosa potrebbe mai andare storto. Anche perché, fun fact, il telone non si ricorda. Sì, qualcosa mi ricordo genericamente a livello di trama, ma tante cose le ho dimenticate. Giochiamolo un po' come fosse più o meno la prima volta e vi sarò tutti felici e contenti, tranne il telone che ci avrai peggio traumi, ma vabbè, dettagli. Questa volta me lo posso godere anche con la grafica al massimo, perché quando ci giocai l'anno scorso non avevo ancora l'attuale computer ed era meno potente quello, quindi ogni tanto mi tirava di quei lagoni assurdi. E ora no, invece l'ho sparato al massimo. Me lo ricordo sto punto. So dove siamo più o meno. Dov'è il signor Kelvin? L'avevamo chiamato Kelvin? Non mi ricordo che soprannomi avessimo dato la prima volta. Quindi, come ho detto, questa è una realtà parallela a sé stante. Voi è stato? Sono cagato in mano. C'è affitta di nulla che è meglio. Mi domando dove atterreremo questa volta. Sì, adesso è molto più fluido che i tempi d'oro. Allora, noi stiamo cercando il signor Edward Pafton. Kelvin! Ciao caro, come va? Tutto bene? Guardi, non mi dispiacerebbe trovare la signorina Virginia. Dare una bella botta da... insomma, ci siamo capiti. 20 anni, voglio dire. E comunque maggiorenne. Kelvin! Guardalo, Kelvin mezzo rincoglionito. Lui è lì che pensa agli unicorni e tutte cose. Kelvin, io e te ci divertiremo veramente un sacco. Guardi, lo so, me l'avete già detto, ma vabbè, dettagli. Combatti i tuoi demoni. Ah, guardi, ne avrà di demoni da combattere, signore. Oh, succede. Ci sparano! Ci sparano, porca la miseria! Oh, che succede? Pilota! Lei sta guidando un pochettino di merda, signore. Non glielo volevo dire, però. Tranquilli, ragazzi. Ci salveremo tutti, meno che lui. Lui decisamente non si salverà. È Kelvin, quello? Kelvin! Amico mio! Ok, non credo fosse Kelvin! Non sono sicuro se fosse Kelvin! Calamiseria! Ok, siamo atterrati in un punto differente una volta tanto. L'ultima volta non c'era l'acqua. Cioè, c'era dell'acqua, ma non l'acqua del mare. Ciao, ciccio! Che fai, muori? Sono cose che capitano all'inizio dei videogiochi. Non eri rilevante per la trama. No! Mi doveva 50 euro! Perché tutti quelli che muoiono mi devono sempre 50 euro in un modo o nell'altro, ciccio? Stiamo per morire, quando vuoi sfondare il vetro io te la butto là. Cioè, ma non sei armato? Ma soprattutto, perché hanno mandato i soccorsi 7 mesi dopo? Oh, ok, a posto. L'ultima volta ero atterrato su un albero. Ma vabbè, dettagli. Gioco? Non ho capito, non capisco se siamo ancora in cutscene o devo fare cose io. Ah, che spavento, signore, mi sono cagato in mano. C'è bisogno di passare alla violenza subito. Salve, no, sono solo della stampa, giuro. Ho scritto press, quindi, che fa? È vestita in maniera molto luccicosa, non c'è bisogno di prendersela. Non era body shaming, ok? Si vesta come cazzo bubolo le pare e piace, buon uomo. Quindi iniziamo dalla spiaggia. Ah, invece che spararmi, ha detto, è il protagonista del videogioco. Non posso ammazzarlo adesso, se no perdo il mio lavoro. Ok, abbiamo il nostro super mega zainettone. E guarda un po', aprire in caso di emergenza. Guardi, la definirei una emergenza. Non vorrei esagerare, però ci siamo capiti. Kelvin, dov'è l'elicottero? Non ho trovato l'elicottero. Tuttavia direi che la gente del luogo si è già presa avanti. Aiuto!
Sì, sono chiaramente i miei colleghi, credo, non lo so nemmeno io. Eh beh, sì, sono vestiti in maniera molto militare. Non è un buon inizio. Signori, bentornati su Sons of the Forest. Wow, trattengo a stento la gioia, soprattutto perché, come ho detto, non mi ricordo uno stracocchio di nulla. Beh, è un buon punto per fare la base. Abbiamo il mare alle spalle, che cosa buona e tanto giusta. Calvin, arrivo, porta pazienza, ciccio, e adesso ti soccorro in qualche modo. Tu resta lì a rantolare. Abbiamo dello scotch, delle medicine, sassi. Oh mio Dio, ok, le chest. Sì, le valigie ci sono tutte, per fortuna. Spero che, come ai tempi d'oro, i vari oggetti all'interno delle scatole respawnino di tanto in tanto. Ok, abbiamo il nostro coltello. Allora, apriamo intanto il kit di pronto soccorso. Vai, era. Ok, abbiamo l'accetta, il GPS. Cos'era? Ah, l'accendino, ma certo. E la nostra guida con tutte le istruzioni necessarie. L'accetta direi che è un must allo stato attuale. Arrivo, Calvin. Abbiamo freccia in fibra di carbonio, munizioni per fucile. Guarda, il fucile lo recupereremo, ma un po' più avanti, ok? Abbiamo del cibo e delle bevande. Arrivo, Kozlov, porta pazienza. Perché se mi approprio io di tutto questo loot, poi sarò io a decidere a chi assegnarlo, come assegnarlo e via dicendo. Sono un survivalista previdente. Calvin, come va? Tutto bene? Stai avendo gli spasmi quelli brutti brutti? Ciccio, che succede? Racconta tutto allo zio Telone. Vieni qua, ti do un bel abbraccio. Io non lo vedo messo bene. No, in verità è uguale a prima. Aveva la stessa espressione da Ebete anche prima. Calvin è entrato nelle forze dell'ordine perché lo zio era il capo e tutte cose. Te l'ho detto di non ascoltare la musica a tutto volume con le cuffiette, rincoglionito. Calvin, se non ti svegli questa ti finisce nel culo. Sembra interessato più che spaventato, ma vabbè, dettagli. A posto, Calvin? Vediamo un po'. Allora, gli devo dire cose perché a quanto pare Calvin sia assordato con le cuffiette. Senti, facciamo una bella cosa, vediamo di recuperare dei tronchi e per adesso li lasci qua, ce la puoi fare, Calvin? È una cosa abbastanza basilare, dobbiamo cercare di sopravvivere, dobbiamo farci una base. Sono ancora leggere, capo. Bravo, vai a raccogliere cose sugli alberi. Ad ogni modo, vediamo di sopravvivere quantomeno per i primi giorni, cercando di costruire una base di fortuna. Questi pesci li posso mangiare? No, l'onino, sono giusto un ciccinino. Marci, ma vabbè, dettagli. Allora, siamo leggermente in fin di vita, come potrete notare dalla barretta in basso a destra. Quindi direi di trincarci subito un'intera confezione di farmaci. Mi sembra la cosa migliore da fare. Per adesso le barrette di acqua, cibo, riposo e via dicendo sono al massimo. Quindi, yay, dovremmo essere a posto. Ok, dovrei aver aperto praticamente tutte le chest. Speravo di trovare qualcosa in più che non mi avrebbe fatto schifo. Ancora delle frecce. Casino, Calvin, mi hai fatto cagare in mano, in effetti. Allora, con M abbiamo il GPS. È un GPS, ciccio? Sì, è uno schermo LCD tattile. Penso che tu ne abbia visti negli ultimi 15 anni. Ma vabbè, dettagli, Calvin, che stai combinando? Oh, il sole sta anche calando. Allora, prima di capire dove cocchio andare, vediamo di dare una mano a Calvin. Sono super rapido, me ne ero dimenticato. Ma che spettacolo adesso con la grafica al massimo. Come ben sapete, Calvin ha anche la brutta abitudine di far precipitare gli alberi sulle tue costruzioni. Quindi, in realtà, a questo punto di partenza, di partenza non è niente male, perché se costruisco la base laggiù, Calvin forse riuscirà a non abbatterla da un momento all'altro. Impara i fondamenti. Ho capito, aspettate che c'è il tutorial che deve rompere le balle. Per fortuna che mi hanno dato il libricino e tutte cose. Me lo metti dall'altra parte, così posso usare il mouse. Perfetto. Allora, abbiamo il rifugio di caccia. Ovviamente si parte con la baita di legno piccola. Cosa troviamo? Il riparo ne richiederebbe solo 53. Aha. No, il rifugio sull'albero no, perché Calvin lo abbatte. È un deficiente. Allora, andiamo per gradi. In verità, direi di partire proprio con i magazzini. Abbiamo il deposito per bastoni, il deposito per pietre, il deposito per legna grande. Qual è la differenza? Questo non c'era ai miei tempi. Allora, vediamo di costruire uno di base. E lo piazziamo più o meno qui dove Calvin sta scaricando tutte le varie risorse, che non mi pare la cosa più stupida della vita. Allora, così possiamo ruotare il tutto. Aspettate che, come ho detto, devo pure io far mente locale. E parapapà, direi che ci siamo. Tuttavia, non ho manco mezzo bastoncino. Pertanto, come ogni survivalista responsabile, vediamo di entrare nella foresta per raccogliere tutto. Allora, dobbiamo craftarci una lancia, perché dobbiamo pescare quanto prima. Vediamo un po' se troviamo anche un bel corso d'acqua, che tanto schifo non mi fa. Ci saranno sicuramente un bel po' di animali. Ammetto, la zona vicino al fiume era decisamente l'area più adatta a ospitare la nostra base. Oddio, le bacche blu erano buone. Vediamo un po'. Mirtilli, mirtilli mi piacciono proprio un sacco. Calvin,
Ho trovato del cibo, ciccio. Me lo mangio tutto io, la facciaccia tua. Kelvin aveva bisogno di mangiare. Cioè, Kelvin si nutriva del mio cibo oppure se lo raccoglieva in automatico? C'ho i big dubbiozzi esistenziali. Kelvin, dove stai andando a raccogliere la legna, ciccio? Oddio mio, quel ragazzo mi farà andare fuori di testa. Ok, come ho detto, cerchiamo almeno di costruire una sorta di riparo di fortuna quanto prima. Quello che mi preoccupa maggiormente è che da queste parti, mi pare in quella direzione, ci dovrebbe essere un accampamento nemico. Quindi potrebbero venire a farci bubussettete ben prima del previsto. Ecco qua, perfetto. Kelvin! Quanti tronchi potevo raccogliere? Al massimo due. Ciccio, come faccio a dirgli di buttare la legna qui dentro? Kelvin in automatico intendo. Questo ne contiene al massimo 6. Oh ma dai, potevo costruire un deposito più grande? Vabbè, meglio che nulla, figlioli, meglio che nulla. Oh, mi piace tutta la legna bella ordinata. Allora, cos'altro possiamo craftare? Qualcosa per il cibo, se ben ricordo. Oh, che culo, si è scatenato un acquazzone proprio adesso. Non mi ero preso abbastanza acqua e reumatismi quando sono finito in acqua, ma vabbè, dettagli. Kelvin, che ne dici? Andiamo dritti alla baita di legno piccola? 75 tronchi, cosa vuoi che sia? Oddio mio, è veramente una pessima idea. Allora, come dicevo, abbiamo un sacco di spazio. Costruiamola il più lontano possibile dalle zone a rischio. In verità questo vuol dire che dobbiamo mettere solo delle mura in quella direzione. È molto difendibile come base. Direi che non mi dispiace proprio per nulla. Allora, aspettate che non faccio minchiate. Mettiamo l'entrata da questo lato. È un po' altina per i miei gusti, ma ci accontentiamo, figlioli, ci accontentiamo. Allora, mi serviranno proprio uno sfacelo di tronchi interi. Ma guarda che carino l'effetto della pioggia sulla legna. Ma era così dettagliato anche ai primi tempi. Aspetta, ma queste sono delle munizioni? Perché c'è roba anche qui? Sono un pochettino confuso. Dicevo, se vi ricordate, dobbiamo tagliare la legna in maniera dinamica, in modo tale da soddisfare tutte le necessità della nostra nuovissima baita. Allora, per adesso possiamo costruire la parte inferiore. Mi pare peraltro che zio Billy quanto non sta piovendo. Dicevo, non vorrei dire una minchiata, ma le strutture che dobbiamo costruire adesso hanno un aspetto molto meno invasivo sull'interfaccia di gioco. Una volta erano proprio un gigantesco pugno nell'occhio. E me ne servono 42 di tronchi interi. Kelvin! Ciccio, non è che c'hai un fratello gemello che ci può dare una mano? No, eh? Ma porca la miseria. Ok, mi rimbocco io le maniche. Non potevo fare una costruzione più semplice. No, Lonino, ovviamente no. Oh, eccola qua. Rastrelliera per essiccazione. 3 ore che la stavo cercando. Vediamo un po'. Il cibo lo dobbiamo tenere il più vicino possibile alla nostra baita. Per adesso abbiamo quella, poi in futuro faremo qualcosa di molto più grande, perché altrimenti i bastardoni potrebbero provare a rubarcelo. Direi di metterla più o meno qui. Sì, ci può stare. La rottura di maroni, che ogni volta mi devo fare i big chilometrozzi. Però aspetta, io del nastro adesivo l'ho trovato. Quindi se recupero altri bastoni dovrei intanto potermi craftare una sorta di lancia. Guardate gli effetti, che meraviglia! Non mi ricordavo che sto gioco fosse così tanto dettagliato. Oh, sono i nostri compagni o è altra gente? Certo che vedendo una cosa del genere ti passa la voglia di fare campeggio da queste parti. Io sarei giusto un attimino preoccupato. Kelvin è lì tranquillo, lui. Non gli passa mezza preoccupazione per la testa, neanche avesse dei neuroni dentro quel cranio. Ma ne avete di gente da appendere agli alberi comunque, eh? Ma facciamo una cosa tattica. Siccome a me sto schifo non mi piace proprio per nulla, abbattiamo sto cocchio di albero. Gabby, levati dalle balle. È un gabbiano, non lo so nemmeno io. Devo solo sperare che la gente del luogo non si incazzi. Orcaccia la miseria, perché ho dissacrato la loro, chiamiamola arte, non saprei nemmeno io come definirla. Devo fare anche un deposito per... spavento che è stato... Kelvin, sei stato tu? Forse sono stato io. Dicevo, dobbiamo fare anche un bel deposito per le rocce e il resto delle risorse. Questa roba che si muove, vuol dire che c'è un animaletto da queste parti, piccolo stellino. Yuhu, dove sei di bello? Il lato positivo è che per adesso ci stanno anche lasciando in pace, non mi posso lamentare. Dobbiamo raggiungere quella grotta che aveva la stampante 3D quanto prima. Certe cose non posso far finta di non ricordarmele, figlioli. Non sono così tanto rincoglionito. Ecco qua, perfetto. Ora, Lonino, tira fuori il tuo grande grosso zainetto e cerca di ricordarti come si craftava la lancia. Allora, di sicuro ci serviranno un paio di bastoncini. Poi, l'unico rotolo di nastro adesivo che ho è il coltello per fare la punta. Ok, queste cose ancora me le ricordo. Vai, piccolo MacGyver, rendici fieri. Ok, e la lancia me la metti sullo slot numero... Vabbè, dopo gli trovo uno slot. Ciao, piccolo gabbiano. Ma no, ciccio, ciccio. È l'uccello più lento della vita. Oh, posso fare anche così, è vero. Allora, vediamo un po' se funziona. Vai! No, ma non è possibile. Ma non è possibile, c'ho una mira di merda anche nei videogiochi. Bravo, bravo, resta lì, piccolo gabbiano. Ma no, porco canaglia...
adesso mi incacchio. Oh beh, non tutto il male viene per nuocere. Ho trovato un'altra cassa con delle batterie che, Ciccio, bravo, raccogli le batterie. Senti, aggrediamoli manualmente i gabbiani. No. Oh, ce l'hai fatta. Grazie, molto gentile. Mi hanno droppato un bel po' di piume. E possiamo spennare la tenera docile bestiola. Perfetto. In modo tale da ottenere il pezzo di carne più piccolo che si sia mai visto sulla faccia della terra. Vediamo di piazzarlo qui ad essiccare. Abbiamo solo questo? Abbiamo solo questo, ci accontentiamo. E a posto! Sta anche sgocciolando sangue, troppo realistico sto gioco. Ok, piccolo Gabby, vieni qua, non ho mai detto di no a un bel uccellone. Non mi ha droppato abbastanza piume? Vai di carne, Calvin! Tu sei bravo con la pesca, vero? Ah, aspetta, ma le piume vengono sparate in aria. No, vieni qua, vieni qua, da che sei il principio. Quest'oggi si mangia uccelli. E ho ottenuto anche la testa del gabbiano. Che bella cosa, un bellissimo trofeo. Senti, mia madre è andata avanti uccelli per tutta la sua vita, quindi nessuno si è mai lamentato. A posto. Un gabbiano in parte a un gabbiano. Dai, gioco, ma veramente. Ecco qua, altre piume. Devo fare anche il deposito delle frecce, ma prima dobbiamo craftare l'arco. E che l'arco di base è una M assurda. Oh, Calvin intanto sta continuando a raccogliere tutto. Bravo piccolo adorabile Calvin. Dannazione, il sole sta calando all'orizzonte anche troppo rapidamente. Non potevo fare una costruzione più semplice. Mi sa che sì, creerò un rifugio di fortuna, perché di questo passo siamo nella M più totale. Dovevo dire a Calvin di mollarli qua i tronchi. È che non pensavo di mettermi a costruire le baite il primo episodio, come ho detto più volte, e non sono l'ometto più furbo del circondario. Ma casomai in futuro la baita diventerà il nostro magazzino e io costruirò un bel rifugio molto ma molto più serio. Dove cazzo bubolo è andato, Calvin? Ciccio, ma stai andando in cima alla montagna a prendere i tronchi e butta giù gli alberi più vicini. Oh, io l'ho detto che eri incoglionito, ma pensavo che nel tempo l'avessero un attimino fissato. E invece no, figlioli, e invece no. Ah, l'elicottero non è poi così distante, si trova in... quella direzione, potremmo andare a controllare, in effetti. Il problema è che sono molto distante dal primo laboratorio, quello segreto. Ci dovrei fare un salto prima che il sole tramonti troppo all'orizzonte. Ok, dovrei essere allineato correttamente con l'elicottero. Provo a vedere se riesco a raggiungerlo. Solo che la visibilità sott'acqua è una M di proporzioni bibliche. Giuro che se incontro uno squalo disinstallo il gioco. Dov'era la barretta dell'ossigeno? C'ho un big vuotozzo di memoria. Aspetta. Che probabilmente non c'era. Mi serve il rebriefer, il caro buon vecchio respiratore. Ok, dovrei essere tipo sopra l'elicottero. Yuhu. Elicottero? Elicottero? Oh, io non lo vedo. No, come ho detto, è stata una pessima idea. Torno in superficie. Ok. Aspettiamo di avere l'attrezzatura. Mi sembra la cosa migliore da fare. Oh no. Oh, il sole sta calando troppo rapidamente. Vedo il fuoco in lontananza, quindi sì, c'è un accampamento di là. Ciccio, mi tiri fuori il GPS, disse il telone, notando poi che era coperto dalle scritte. Quanto cazzabubolo sono lontano dal primo laboratorio. Oh no. Sto cercando di fare mente locale, ma quel laboratorio segreto mi serve. Un ragno, che bello, ci mangiamo anche il ragnetto. No, Lodino, ma sei scemo. Sì, si sta facendo decisamente troppo buio. Wow, accendi sto coso. Si vede nulla. Il problema è che non ho del tessuto, quindi non posso neanche craftare una torcia di fortuna. Oh, ma certo, esploriamo il gioco nel cuore della notte. Cosa potrebbe mai andare storto senza la torcina, Lonino? Sentite, siamo alla prima notte. Non possono essere già qua pronti a sbranarmi la faccia. Sicuramente avranno visto l'elicottero precipitare. Visto che hanno già... telo! Hanno già fatto fuori i nostri colleghi. Telo. Sì, ho trovato il telo. Il problema è che... questo lo posso bere. Non c'erano problemi con l'acqua potabile, o mi sbaglio? No, non volevo che tu nuotassi. Volevo che tu bevessi. Ah, ok, dovevo avere le mani libere. Scusate se in sta parte le riprese saranno una M. Che succede? Perché c'è una barretta giallina in alto sulla vita? Non mi è piaciuta tanto sta storia. Non mi dite che devo far bollire l'acqua? Ho la vaga impressione di sì. Ma io ricordo di aver bevuto l'acqua in passato. Oh no. Oh, non si vede uno stracocchio di nulla. Allora, dovrei avere forse ancora un po' di mirtilli. Uno. Meglio che nulla. Beh, queste sono chiaramente delle fragole, cose delle more. Ok, meglio che niente. Sì, ma non stiamo riempiendo di un cocchio la barretta del cibo. Non ho trovato cibo. Sì, abbiamo una razione militare. Non so quanto riempia, quindi la tengo da parte per un po'. Se qualcuno se lo stesse domandando, sì, questo è quello che io riesco a vedere in questo momento. No, non sono minimamente spaventato e terrorizzato. Ma proprio manco per il cocchio. Sì, abbiamo altri mirtilli. Oh, meno male. Ok, li metto nell'inventario e me li porto via.
che se mi viene fame siamo a posto. È stata una pessima idea, è stata una pessima idea, sono il primo a dirlo. Ciccio, non ti sfracellare le gambine. Allora, ribadisco, so che non si vedrà nulla, cose che capitano, ma la pena ecco vedere qualcosa io. Per adesso craftiamo una sorta di rifugio di fortuna qui. Un rifugio extra ci fa sempre comodo. Com'era il rifugio con la cerata? Ah, eccola qua sopra, perfetto. Ho due teli, molto ma molto bene. Allora, se ben ricordo dovevo buttarla a terra in qualche modo. Tipo qua, dice gioco, molto bene. E poi dovevo equipaggiare i bastoncini. Fai chiaro, scusate che adesso riparto il coso. Poi faccio così, vediamo un po'. Ci roviniamo un po' l'animazione. Ma con un paio di bastoncini abbiamo un riparo di fortuna che spero duri più di una notte, ma... Ok, mi hanno fatto salvare, yay, sono un momento felice. Non ripongo troppe speranze. Wow, ed è l'alba di un nuovo giorno. Ok, è andata meglio del previsto. Perfetto, possiamo ripartire all'avventura. Dimmi che le materie prime le posso recuperare. Vabbè, senti, lasciala lì. In caso di necessità, torni qui a salvare. Allora, io provo a raggiungere quel cocchio di laboratorio. Se vi ricordate, sono comunque segnati sulla mappa alcuni. Il bello è che mi dicono dalla regia: ma hai fame, Lonino? Lo so. Dimmi qualcosa che non so. In verità sono venuto qui anche per pescare del pesce. Kelvin è molto bravo, in verità, a raccogliere pesce. Nelle prime versioni, quantomeno. Poi lo avevano nerfato un attimino. Oh, che bello! Qualcuno ha versato dei barili sicuramente poco radioattivi all'interno dell'acqua che ho bevuto ieri sera. Ora ho capito perché l'acqua non è che mi abbia fatto poi così tanto bene. C'erano delle valide motivazioni. Senti, Ciccio, abbiamo un po' di mirtilli. Mangiati questi, non nutriranno più di tanto. Oh mio Dio, la barretta a malapena si muove. Tristezza a palate. Ok, siamo quasi arrivati a metà e di più non posso fare. Ok, speriamo che la carne nel frattempo, quella che ho lasciato alla base, non vada a male intanto che mi diverto a esplorare la zona circostante. I mirtilli sono dovunque. Ok, siamo anche fortunati da questo punto di vista. Ne ho raccolti una scaterva. E appena torniamo indietro vedo anche di piantare un po' di piante alla nostra base. Ok, se procedo in questa direzione dovremmo raggiungere il laboratorio. Se ben ricordo c'erano oggetti utili all'interno, tra cui mi pare una borraccia che sapete com'è. Non mi dispiacerebbe potermi abbeverare. La zona era più o meno questa, credo. Oh, un'altra tela cerata, molto molto bene. Sembra che qualcuno sia venuto qui con il kayak. Direi che non gli è andata molto bene. Questi oggetti sembrano essere qua da un bel po' di tempo. Ok, abbiamo fatto una razione militare. Oddio, ti ringrazio. E anche un orologio, se ho visto bene. Ma soprattutto i cereali. Ciccio, mangiati i cereali. Tutto, tutto, tutto. Sgnacca giù tutto. Gnammete, senza neanche il latte. Ok, questi mi hanno nutrito veramente un bel po'. Ah, una bacca dall'aspetto molto strano. Che per mazza del diavolo, no. Con un nome del genere io sta roba non me la magno. Mio Dio, ma quanto sono rigogliose queste foreste di The Forest. Beh, Sons of the Forest, insomma, ci siamo capiti. Questa pianta sembra essere letteralmente dovunque. Ma ribadisco, secondo me, sento delle voci strane attorno a me, mi sto cominciando a cacare, siamo al giorno 2. Dicevo, secondo me serve per craftare o dei veleni o vai a sapere. Animali, procioni, muorici, muorici piccola bestiola, vieni qua, ammazzato. Se Kelvin, se tu ci fossi, porca la miseria, ho ammazzato il mio primo procione, stava già tentando di fuggire. Oddio, devo riportare in tempo indietro sta carne. No, non ho ucciso tuo cugino, giuro. Paradiso del procione. Ok, siamo quasi arrivati al laboratorio. Mi piace per le scritte, ragazzi, ma... questo passa al circondario. È quel momento imbarazzante in cui ti ricordi che non devi passare per forza in mezzo alla foresta, perché c'è lo stracocchio di sentiero, Lonino. Ok, così, in caso qualcuno ti stesse per attaccare, almeno... Ah, ok, qualche animaletto che passeggia qua. Puoi rendertene conto qualche secondo prima? Beh, meglio che nulla. Ah, altre piante medicinali. La cicoria. Oddio, potevamo creare una sorta di mix. Ho la vaga impressione che qua sia morto qualcuno. Vabbè, hanno fertilizzato il terreno. No, servirebbe una pala. Lo so. Farebbe comodo anche a me. Nel kit di sopravvivenza non hanno pensato di metterti una pala. Cioè, hanno messo l'ascia ma non la pala. Quelle pale che si possono montare all'occorrenza non è che mi facciano schifo, in effetti. Ok, dovremmo esserci, figlioli. La rottura di palle più che altro sarà tornare indietro. Vieni qua. No, vabbè, dai, lasciamolo andare per adesso. La natura è cambiata completamente da queste parti. Perché ho la vaga impressione che quello non sia il laboratorio che stavo cercando io? Oh, ma guarda il piccolo serino che si alzava sulle zampine! Ma vieni qua che ti faccio alzare nel mio stomacchino! Ma vieni qua che ti faccio le coccoline a colpi di lancia! Porca trota, che non riesco praticamente a vederlo! Lo so, hai finito la stamina, Ciccio, lo capisco. Oh, oh, ho la vaga impressione che la X, grazie del tessuto, non indicasse il laboratorio. Oh, dove boia sono finito? No!
decisamente non sono dove pensavo di essere. Siamo atterrati qua? Oh, mi sono popo una cifra confuso merda. Era la zona del fucile questa? Non ne sono pienamente sicuro. Dico solo che siamo un attimino nella M. Mi sono fatti i chilometri per nulla. Ok, non importa. In qualche modo vedrò di tornare indietro. Ma porca di quelli per porca, non puoi più portare mirtilli. Col cocchio. Quanti ne ho? 20? Secondo me ce ne possono stare molti di più. Ciccio, mangia più rapidamente i mirtilli. Non è che devi buttare in bocca uno per volta. Ho il lato positivo che in teoria mi dissetano. Oh, vedi? Non tutto il male. Vieni per nuocere Bambi. Piccolo adorabile Bambi, vieni qua, piccolo stelli. Procione, però se mi passi... Oh merda, no, sono arrivati. Che bel culetto, signore, complimenti. Oh no. Vieni, Gaia, tu ci muori, una questione di principio. Perché ho sbagliato laboratorio, strada e tutte cose. Ok, sì, no, non volevo. Grazie della rocina. Buttala via. Scuoia il procione. Tua madre, quella rencoglionida. Ma vabbè, dettagli. A posto? Ah, a posto, lo prendiamo come si. Devo prendere anche la pelle del procione. No, la testa del procione te la tieni tu. Brutto modo di andarsene. Mi domando chi abbia ucciso questa tenera docile creatura. Ma allora ditelo che ve la cercate. E un'altra leggera pioggerellina. Dicevo, speriamo che il tizio non mi stia ancora dando la caccia, perché rischiamo di condurlo al nostro accampamento. Dannazione. Ok, io cerco di tornare indietro in qualche modo. Provo a fargli perdere le tracce passando per la foresta di The Forest. Anzi, Sons of the Forest, ma insomma, è sempre The Forest. Sì, con la grafica al massimo sto gioco riesce a essere veramente troppo realistico ed inquietante. Speriamo che Kelvin abbia raccolto abbastanza legna. Io una baita sicura la vorrei, ragazzi. Ma che bel laghetto grande più grande. Non mi farebbe schifo poterci pescare, onestamente. Ma come cazzabubolo si pescava ai tempi d'oro? C'ho i vuoti di memoria, ricordo che potevo stare sopra la... Ah! Cabuia! Ok, no, ti cazzi tu. Sono dovunque. Sì, mi è tornata l'ansia di The Forest. Che bella cosa, che bello essere ritornati su sto gioco. Mi mettono meno ansia i tirannosauri su Ark, porca la miseria. Ok, dove sono finito? Dai, non sono messo male. Posso percorrere questa strada e dovrei ritornare alla... alla spiaggia, maronne. Ok, non credo che ci stiano seguendo. Una buona notizia una volta tanto. Oh, dove voi sono finito? Che bello, ho trovato un cimitero. Cimitero vuol dire un sacco di oggetti lasciati lì. Mi puoi togliere quel cazzabubolo di GPS? Grazie, molto gentile. Ok, una volta c'era anche la bussola, ma mi sa che ce la dobbiamo riprocurare. Vabbè, a parte che abbiamo l'indicatore in basso a destra, quindi la bussola è virtualmente inutile. Delle corde, un teschio, yay, delle ossa. Devo farmi l'armatura con le ossa? Questa la devo rompere io? Sì, molto ma molto bene, perfetto. Sono diventato un predatore di tombe. A sto punto, denaro! Yay, sono ricco. Se riescono a venire a salvarmi non sarebbe male. Cibo in scatola. Non penso che sia proprio freschissimo, io lo butto là. Perfetto, tessuto del filo. Ma sta zona è ricca da morire! Ok, voi siete morti un po' troppo, ma insomma ci siamo capiti. Altre corde e altre monetine. Ok, devo segnarmi questo punto, è all'incrocio di più strade. Aspetta, altre corde, altre ossa. Ok, devo craftarmi l'armatura appena torno indietro. Non so quante ossa posso accumulare all'interno del mio inventario. Eccole qua, per adesso siamo a 12 ossa, ma possiamo fare di meglio. Allora, di sicuro serviranno, dice, non più di 5, credo. Poi io ci metterei una corda. Due corde? No, due corde no, Lonino. Cos'altro ci metteresti? Dello scotch? Il problema è che non ce l'ho lo scotch. Mi sono appena ricordato che se stai fermo sopra l'ingranaggio ti dice esattamente quello che puoi craftare. Niente, sono rimasto un po' fregato. Poco male. Vediamo un po' se c'è altro. Ma direi che siamo virtualmente a posto. Come ho detto? Direi che siamo virtualmente a posto. Ok, almeno ho fatto scorta di corde. Per fortuna che realmente la pioggia non causa problemi alla mia salute. Non è che... fin tanto che non vai nelle zone fredde, quantomeno, essere bagnati non è sto gran problema. Vuol dire che mi sono eccitato. Ma a parte quello, non mi ero accorto che la nostra base fosse in parte a un bel fiumiciattolo. No, non voglio sapere cosa ci sia lì dentro, ma proprio manco per il cocchio. Quindi se continuiamo in questa direzione dovremmo raggiungere la spiaggia. Oddio mio, l'importante è che non rincontriamo quei tizi. Aspetta che c'è altra cicoria. Erba balsamica. Guarda, se c'ho un po' la gola stanca domani mattina, me la ciancico per benino. I pesci, finalmente. Aspetta che mi diverto. Vai caro, aspetta. No, più mira però. Non è che magari dobbiamo lanciare la lancia tipo di prepotenza così?
però sempre con la mira, Lonino. So che è un concetto difficile per te. Vieni qua, vieni qua. Ho preso, l'ho preso. No, non voglio mangiarlo, voglio solo raccoglierlo. E vai di pesci, perfetto. Meglio che nulla. Quindi dobbiamo trovare i corsi d'acqua, quelli un pochettino più bassini, in cui posso mettere i miei santi piedini senza affogare di sotto come un povero pirla. Pesce, hai rotto le balle? Ok. Merda, meno ok. C'è il tizio laggiù. Sono molto troppo vicini alla nostra base. Poi è finito. Ah, c'è un loro villaggio laggiù. Ok, non credo sia poi così tanto distante. Assicuriamoci che non ci segua. Zio Billy, non ne posso più di sta merdosissima pioggia. Calvin! Dovrebbe essere tipo qua sotto. Oh, che bello! Ho ritrovato l'ingresso alla... alla caverna. Ah! Porca troto, ho fatto un salto sulla catrecca. Gioco di M maledetto. No, col cazzo bubolo che io entro in grotta al primo episodio. Ma voi siete scemi nel cervello. Non salvo la partita da mezz'ora, ma siete scemi nel cervello. Mi sono fatto il giro di una considerevole porzione dell'isola. Che poi se ho visto bene adesso... Ok, c'è Calvin. Dicevo, se ho visto bene adesso posso anche utilizzare i go-kart. Se... posso... Sì, non so come andrò in mezzo alla foresta con i go-kart, ma insomma ci siamo capiti. Allora, carne, giuro che se sei andata male mi incazzo. Ma sta ancora sgocciolando? Io la vedo molto sgocciolante in effetti. Oh, ma che fregatura. Allora, dimmi che posso appendere anche il... Ah, abbiamo la carne cruda, aspetta, prendiamo questa qua. Sì, sì, è molto uguale a quella che abbiamo messo ieri. Allora, della serie prevenire è meglio che curare. Ce la fai, Lonino? Ce la fai, abbiamo fiducia in te. Oh, bravo! Lonino, anche te c'hai la mira ogni tanto. Incredible, ma vero? La gente è stupita a casa. Ciao, Gabby, come va? Tutto bene? Grazie del contributo, Gabby. Posso riavere la lancia? Giuro che se si rompe... Non voglio il trofeo... Ma porca la miseria, buttala via! Psicopatico bastardo! Sto gabbiano aveva due teste, sto gabbiano aveva due teste, mi sembra giusto. No, io rivolevo solo la lancia. Grazie, molto gentile. Calvin, ciccio, voglio essere onesto con te. Sono stato via letteralmente per un'ora. Mi aspettavo di trovare un po' più di roba, ma vabbè, dettagli. Allora, com'è che si rompeva la legna? Dovevo buttarla a terra in un punto in cui non si muovesse più di tanto? Aspetta, stati fermo e poi... Stati fermo! Ma porca... Ora, se faccio così, sbadò anche te. Oh, e si rompe a metà e abbiamo due metà. Meraviglioso. E così posso andarla a mettere da qualche parte. Non servivano due metà. Ma come no? Ma dice 35 metà. Forse non servono ancora, Lonino? Gliele devi portare più tardi. Ah, che culo. Calvin, stai facendo un casino dovunque, ragazzo mio. Allora, aspettate che vedo di... Non c'è modo di allinearli? Sarebbe una funzionalità carina, sviluppatori. Dicevo, vediamo di mettere un altro qua. Ribadisco, no. Non sarà allineato in nessun universo parallelo. Ma lo accettiamo molto passivamente. No, mi mancano i bastoncini. Calvin, prendimi anche i bastoncini, ragazzo. Se continua in questo modo, ve lo garantisco, una delle mod che potrei decidere di installare è quella che mi permette di aumentare la quantità di tronchi che posso... Fatto cagare in mano? Che posso portar via? Ok, sono accadute cose. No, devo essere onesto, con la 4090 è tutto sparato al massimo. Sto cocchio di gioco non ha laggato nemmeno per una frazione di secondo fino adesso. Ah, mi piace quando l'hardware fa il suo sporco lavoro, santo cielo. Ok, a posto. Dovrei avere tutto il necessaire. E tac, ottimo. Possiamo spostare lì il resto della legna. Dovrei dire a Calvin di fare questo lavoro, ma sappiamo tutti che è giusto un ciccinino rincoglionito. Non troppo, giusto un ciccinino. La slitta per tronchi, Lonino, come hai fatto a dimenticartene? In questo caso ti semplificherebbe un sacco la vita. Tuttavia, cosa cocchio serve per la suddetta slitta? Potevate fare anche un menu, non lo so, con un indice all'inizio. La butto là. Il raccoglitore per la pioggia. Questo non mi dispiace proprio per niente. Non ho trovato nessuna tartaruga. Per adesso, curiosamente. Senti, sgnaccalo per ora fuori dalla nostra futura baita, barra futuro magazzino e tutte cose. Se trovo una tartaruga, ci si fa la zuppetta fra le altre cose. Strano, di solito spuntavano da queste parti. Arrivavi vicino al mare, le vedevi che risalivano. Non mi sa che ti confondi col primo The Forest, sai? Eh no, vedi che non mi sbagliavo. Piccola tartarughina. Ciao cara, vieni qua. Vieni qua, vieni qua. So che non sei una tartaruga ninja. No, ora non ti posso più attaccare. Ah, è riuscita a sfuggirmi. Ma si sono estinte le tartarughe da ste parti. Ah, di solito due o tre in gruppetti le... Le riuscivi anche a trovare.
Ma no, ma che delusione. Ma volevo fare un piccolo tartarughicidio così di primo mattino. No, lo ammetto, mi ero dimenticato quanto cocchio di tempo non ti richiedesse il caro buon vecchio The Forest quando stai lì a raccogliere risorse e a craftare cose. Cioè, sono ripartita da quasi un'ora e mezza e mi sembra di non aver completato quasi un cazzabubolo di Kelvin, m'hai fatto cagare. Credevo ci fossero già i mostri. Ma porca troterrima. Oh, porco cane, altro che primo mattino. Siamo al tramonto. Ma porca la miseria, Lon, sei andato a dormire tipo 40 minuti fa? È normale che siamo al tramonto, che l'alba. Ma sei rincoglionito. Ok, stiamo mettendo, per fortuna, il pavimento. Della serie meglio che nulla. Scusi, ma io ho questi, non possono andare bene per il pavimento. Ah, vedi che vanno bene comunque, anche se li ho tagliati io. Non sono completamente imbecille. Molto imbecille, ma non completamente. Manca solo una tartaruga e il gioco è fatto. Ho detto che manca solo una tartaruga e il gioco è fatto. Cof, cof. Niente? Zero? Nada? Nisba? Mi magno le stelle marine, porca la miseria di sto passo. Vabbè, io dicevo per dire. Cos'hai trovato? Ostrica avariata? Perché ci sono le ostriche avariate? Perché sono avariate quando sono nel mare? Ma vabbè, dettagli. Ok, ci sono anche delle ostriche buone. Aspetta un secondo, un telo cerato. Oh, ma è pieno tempo di roba qua dietro. Nastro adesivo, c'era un tesoretto nascosto. La bottiglia... No, no, col cazzabubolo. Guarda, ho trovato anche delle lattine. No, non ci credo. Devo fare un deposito per corde, che non mi pare la cosa più stupida della vita. Ok, spero che sta roba respawni, onestamente. Gioco, io ti voglio bene, ma sta cocchio di carne è pronta? Uno sì, gli altri direi di no. Io me la magno, vediamo un po'. Vai, caro, com'è? Non ho neanche controllato che fosse a posto, ma non sono morto, quindi deduco che lo sia. Aspettate che avevo ancora roba rimasta lì dal 1841. Sì! Ok, pian pianino è quasi tutto pronto. Allora, no, non mangiarli. Non mi ricordo quanto durassero nell'inventario. Spero, tuttavia, abbastanza a lungo. Ottimo, possiamo mettere a essiccare anche il resto del pesce. Che poi stavo notando che realmente qua dentro c'è un cocchio di spazio. Ci sta niente. Ma vabbè, riporta. E The Forest, barra Sons of the Forest, la prima cosa che devi fare è una cocchia di baita. Sembrava più grande nella mia testa. Ok, mi dicono dalla regia che tecnicamente potrei craftare un letto con 16 bastoncini e un cocchio di nastro adesivo. Ok. Oddio, cioè io dormo su sta roba? Immagino la comodità, metti qualcosa sotto almeno. Ah, cerchiamo di essere tattici. Vediamo di... Non ci sta nemmeno... Beh, se magari riesco... Ah, no, no, non ci sta perché la costruzione è in fase di costruzione. Pezzo di erba! Ma mi sta... Vai via, vai via! Non mi dite che gli animali si mangiano la ca... Mi incazzo come una iena! Senti, per adesso metterò qua fuori e... Appena possibile, casomai... Oh, servono molti più bastoncini. Oh, aspetta! La Gianfranca! Come si mettono via le armi? Come si trovi alla... Metti via le armi. Equipaggio la bottiglia di alcol. No, non la voglio combinare. Non la voglio mangiare. Come cazzo, bubolo, si mettono via le armi? H? Riprendo lo stesso tasto? Premo un tasto differente? Non mi ricordo. Signora, un attimo. Sì, signora, un attimo. Porti, sì, brava. Lei faccia i balletti. Ce l'ho fatta. Salve, signorina, che piacere rivederla. Ma no, non fuga, avanti. No, ma non vada lì di Kelvin che poi si fa male automaticamente. Che bello rivedere la Gianfranca. Si chiamava Gianfranca? Non lo so, in questa stagione si chiama Gianfranca. Salve, come va, tutto bene? Oh, i primi contatti, è ancora timidona lei. Un bastoncino, grazie. E vabbè, la Gianfranca è sparita, ha visto Kelvin e si è spaventata. Non la biasimo, onestamente, figlioli, non la biasimo. Ah sì, devo craftarmi un letto? Non so neanche a che punto sono del video. Avrò tagliato prima, avrò tagliato dopo. Mi sarò tagliato le vene. Chi cocchio lo sa, ragazzi, chi cocchio lo sa. Perché ci sono delle uova rotte? Uovo di tartaruga. Ok. Ne ho viste in giro. Forse è qua che si accoppiano le bastarde? Ok. Non mi dica che posso fare l'allevamento di tartarughe dello zio Telone. Bellissimo, ne voglio 100. Ehi, Lon, non è strano che tu non abbia ancora acceso un falò? Avrei acceso un falò se mi ricordassi come si accendevano i falò. Mi pare che dovevi mettere la legna a terra. E poi che cazzo bubolo dovevo fare? Non mi ricordo mica. Gioco, non mi hai detto più nulla delle ostriche alla fine. Ma ce le ho nell'inventario. Presumo di poterle mangiare crude. Ma qui mi fa solo vedere dove boia erano le ostriche avariate. Ah, ma le uova di tartaruga me le posso mangiare. Ah, proprio così, senza il benché minimo rispetto. Quanto nutrono, peraltro? Dai, ho fatto di peggio nella mia vita. Lonino, mettiamola così. In teoria, se crafti il letto, per quanto grezzo, dovrebbe permetterti di salvare la partita. Sì!
posso salvare. Facciamo che vado anche a dormire. Che cosa buona e tanto giusta. E... oh, bello. Beh, no, 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 no. Fammi dormire un altro po', tanto che ci siamo. Oh, merda. Fammi dormire molto di più, tanto che ci siamo. Buon salve. Buongiorno. Ne possiamo parlare? Ma anche no. Certo, salga sulla mia casa. Voi non vedrete nulla. No, no. Tatti buono. Tatti buono, ti sbrucio la nonna. Oh, ma porca la miseria. Calvin, c'è gente abusiva. Gli iscritti non vedono nulla, ma non posso fare di meglio. Aha, ok, lo posso mettere a terra. Vai, spacca fuori tutto. E direi che ne saranno molti più. No, posso, possiamo già accenderlo. Possiamo già accenderlo. Vai, coso. Perfetto. Oh, forse riesco a vedere qualcosa. Segnacaci un altro po' di foglie. Ma il gioco dice no, non ce n'è bisogno. Wow, è un falò molto utile. Illumina veramente un sacco, anche troppo. Sì, mi ha fatto dormire fino al giorno successivo. Olè, ah, i miei poveri occhi. Ragazzi, aspetta che devo mettere via la torcina qua, l'accendino. Non palpeggiatemi, lo zio Kelvin. Siate magnanimi. Ok, sono accaduti momenti di bassa qualità survivalistica? Apparentemente sì. E pessime riprese, non posso farci nulla. Kelvin, che ci fai laggiù? Ah, è fuggito anche lui, si è spaventato, piccolo stellino. Ma no, figlioli, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Dopo 1 ora e 40 sono già abbastanza traumatizzato. Spero che vorrete seguire con me questa seconda stagione di Sons of the Forest, proprio perché ci sono un sacco di novità. Siamo anche in un punto differente, quindi le vicende si svolgeranno in maniera effettivamente differente. Voglio vedere quante cose hanno cambiato. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi faccio passare un mese di vacanza con Kelvin. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!